Banche Dati Gonzaga è un progetto molto importante che il Centro d'Arte di Palazzo Te sta portando avanti da almeno 4 anni. Siamo alla 3ª edizione, è oggi una giornata di studi dedicata all'architettura e all'urbanistica e per questo motivo siamo proprio al Politecnico. Vogliamo coinvolgere naturalmente i ragazzi, i giovani e gli studenti attorno a questo tema, perché bisogna tornare a rileggere i nostri documenti dell'Archivio Gonzaga, vedere quali sono le informazioni che ci vengono trasferite da questi ingegneri, urbanisti e architetti che hanno studiato e hanno pensato alla nostra città. Anche il tema più importante, diciamo, oltre all'urbanistica cittadina è comunque il Palazzo Ducale. Il Palazzo Ducale di Mantova è una macchina complessa naturalmente, un edificio particolare che si evolve nei secoli e che porta naturalmente i duchi a ripensare alle sale e ai percorsi interni. Quindi all'interno dei documenti ci sono tantissime di queste informazioni ed è importante ripescarle, ristudiarle, rimetterle in circolo proprio per affidarle alla rete. Questo è il tema naturalmente del nostro convegno, Gonzaga Digitali, perché vogliamo restare nella rete e portare nuove informazioni a chi ci trova, diciamo, in tutte le ricerche, liberamente entrando nel nostro portale. Questa è una scommessa vinta, non solo perché Gonzaga Digitali sono arrivati al 3º anno, ma perché a Mantova, come credo in pochi altri luoghi, si è appunto effettuato quel connubio di cui si parlava prima, tra bellezze artistiche, memoria del passato e proiezione del futuro. Partecipano al convegno degli studiosi di fama direi internazionale, provenienti dall'Università La Sapienza di Roma, dall'Università di Padova e naturalmente dal Politecnico di Milano, per chiarire aspetti noti e meno noti appunto dell'architettura e dell'urbanistica sotto i Gonzaga, a Mantova e non solo. Il convegno naturalmente verterà su alcune figure nello specifico, vale a dire quella soprattutto di Guglielmo Gonzaga, che è l'artefice del grande riordino del Palazzo Ducale, per cui avremo delle relazioni soprattutto inerenti al Palazzo Ducale e a come il Palazzo Ducale si è costruito ed ha influito anche come esempio e modello su altre architetture anche a Praga, vedremo, e sarà accompagnato da una visita condotta appunto con i relatori proprio nelle stanze, in alcune stanze poco note, e nella Basilica Palatina del Palazzo stesso. Alla base c'è proprio un lavoro di ricerca, di spoglio sistematico delle fonti d'archivio, quindi degli archivisti e degli studiosi che riescono e sono in grado di leggere i documenti antichi, hanno fatto delle trascrizioni che sono state messe online e che quindi adesso sono a disposizione di tutti coloro naturalmente che possono connettersi e vogliono leggere ciò che è conservato nel nostro archivio di qui a Mantova. Mi sembra decisiva questo salto di qualità che fa la ricerca storica, la ricerca nella storia dei monumenti italiani sul piano della digitalizzazione. Evidentemente è una cosa che sarà importante per il prossimo futuro e soprattutto per raccogliere una dimensione di ricerca internazionale, questo di cui abbiamo bisogno. Quindi è molto favorevole, molto importante appunto un convegno di questo genere.